Tempi supplementari. 17.05 minuti, iniziano i nostri tempi supplementari su Rai Radio 1 Sport. Partiremo con una iniziativa che conosciamo bene, Radio 1 Sport, ne parliamo ogni anno. C'era stato un blocco anche per la pandemia, ma ormai la WISP la possiamo considerare amica. Radio 1 Sport, assolutamente. Parleremo di una delle più fortunate, più affermate iniziative per lo sport sociale. Di questa manifestazione che ormai è un appuntamento fisso. È un grande classico, l'abbiamo seguita gli anni passati, anche l'anno scorso c'è stato lo stop per la pandemia, ma adesso è ripartita a pieno ritmo. Quest'anno è alla 15ª edizione, parliamo di Matti per il Calcio, organizzata dalla WISP, la rassegna nazionale Bellissima. Di calcio, esatto, per centri di salute mentale. Una tre giorni è iniziata ieri, domani ci saranno le finali e quindi oggi andiamo veramente nel vivo delle partite, le squadre che si qualificheranno alle finali, e noi ci colleghiamo innanzitutto prima subito con i campi con il nostro amico più che mai Ivano Maiorella. Ciao Ivano, ciao, Ivano. Bentornato, anzi. Ciao a voi, grazie a Radio 1 Sport che ci ospita. Saluto anche il presidente della WISP che è in diretta anche con noi, Tiziano Pesce. Buon pomeriggio, presidente. Ciao presidente. Buon pomeriggio a voi, grazie come sempre della graditissima ospitalità. Ci tengo a ricordare che Crazy for Football è ancora disponibile sulla nostra piattaforma Rai Play, potete vederlo perché è un capolavoro con Sergio Castellitto, Max Tortora, insomma veramente una bellissima storia che dice proprio quanto è profondo questo impegno che avete con questo progetto che è Matti per il Calcio. Quindi per coloro, quei pochi ancora che non hanno avuto modo di vederlo, andatela a vedere, Crazy for Football sulla nostra piattaforma Rai Play. Emanuele, ne vale la pena, è vero. Prima di andare dal presidente, io partirei direttamente dai campi, si sentono le partite. Ivano, raccontaci come sta andando. Sì, ecco, per introdurre voi e il nostro pubblico, siamo al centro di uno degli impianti di Rimini che ospita Matti per il Calcio, questa nostra edizione particolare perché molto partecipata. Abbiamo 12 squadre, circa 300 persone, vengono da tutta Italia e in questo momento abbiamo delle partite in corso. Si sente. In particolare una partita che vede impegnata la squadra di Arezzo contro la squadra di Varese e abbiamo qui vicino a noi uno dei giocatori della squadra di Arezzo. Parliamo di Marco Sensini. Allora Marco, la partita è in corso, tu sei appena uscito per collegarti su Radio Rai Sport, come sta andando la partita? Bene. Ciao Marco, come stai? Sto bene. Bene, che ruolo fai? Che ruolo sei? Attaccante. Com'è andata? Sei riuscito a fare qualche gol? Bene, non sono riuscito a fare gol, però mi sono divertito un sacco. Certo, soprattutto divertimento. Si è perso tutte le partite, sai. Ah, si è perso tutte le partite, vabbè, l'importante purtroppo, però è divertirsi. Allora l'importante è se mi sono divertissi. C'è stato un bello spirito di squadra comunque. Sì. Bene. Ti sei tenuto magari gol per qualche altra partita, magari domani? Sì. Perché no? Potrebbe essere. C'è un attaccante a cui ti ispiri in particolare? Un attaccante? Sì. Che ti piace? Cioè, sei tifoso di qualche squadra? Ti piace qualche attaccante in particolare? Sì, io tifo qualche squadra, dici? Sì. Quale io tipo la Juve. Ah, la Juve, quindi alla Vlahovic, immagino. O Federico Chiesa preferisci? Federico Chiesa. Non avevo dubbi, in realtà. No. Chiesa ormai è diventato un simbolo dei tifosi della Juventus. Comunque l'importante è che ti stai divertendo e che hai fatto comunque amicizia e che ti sei comunque, che sei pienamente all'interno della squadra come tutti voi, insomma, state mettendo in piedi questo bellissimo torneo, quindi complimenti Marco.
Grazie. Grazie mille. Ti lasciamo al campo e alla partita. Esatto, io volevo tornare un attimo. Quando volete, sì, e ve li presentiamo. Io volevo tornare un attimo dal presidente Tiziano Pesce. Si sentiva proprio l'entusiasmo del ragazzo appena uscito dalla partita. E come ci raccontava anche Ivano, tantissima partecipazione, 12 squadre, soprattutto da tutta Italia. Vedevo dalla Liguria, alla Toscana fino alla Puglia. Quindi ancora una volta un'edizione vincente. Sì, ancora una volta un grande successo per noi, per il nostro settore calcio. Matti per il calcio rappresenta di fatto l'avvio di tutta la stagione sportiva. Io questa mattina ho passato delle ore straordinarie con i nostri ragazzi speciali sul campo Miramare di Rimini. Veramente sport per tutti, ecco. Quando si assiste, si partecipa a Matti per il calcio, possiamo affermare che sport per tutti non è assolutamente uno slogan. Poi io direi che l'attualità, ecco, anche bella di queste settimane, con l'ingresso finalmente in Costituzione del riconoscimento del valore sociale dello sport, del suo valore educativo e soprattutto del valore, ecco, della promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, ecco, Matti per il calcio, diciamo, rappresenta un po' tutto questo. Tra l'altro una manifestazione che da alcuni anni rientra proprio anche nella settimana europea per lo sport, promossa appunto in Europa dalla Commissione europea in Italia, della Società Sport e Salute. Vero, ha fatto benissimo a ricordarlo. Io tornerei sul campo quindi da Ivano, se ci sono altri ospiti. Ivano, sì certamente abbiamo altri ospiti. Abbiamo due tecnici della riabilitazione psichiatrica. Allora, noi ne abbiamo parlato parecchio, hanno cercato di spiegarmelo, ma adesso lo spiegheranno loro. Abbiamo Simone Roseo, terapista della Tempesta di Torino, e Alessandra Roberta. E Roberta Tancredi, quindi con un cognome calcistico che invece viene da Milano, del Filo d'Arianna, anche lei tecnico della riabilitazione psichiatrica. Allora, Simone, ci spieghi in due parole qual è il vostro ruolo. Ciao a tutti. Buon pomeriggio. Ciao Simone, ciao Roberta, ciao. Buon pomeriggio. Allora, il nostro ruolo è sicuramente attivare dei percorsi riabilitativi con i ragazzi. Noi lavoriamo principalmente in psichiatria e attraverso strumenti, risorse che abbiamo, quindi il gruppo calcio è sicuramente uno strumento di riabilitazione, insomma, verso lo sport. Poi ovviamente ci sono molti percorsi che i pazienti possono fare e sono molteplici, però diciamo che il calcio in questo momento è uno degli strumenti che abbiamo di più. Beh, uno strumento clamoroso, direi, di comunicazione, sì, come è facile il primo veicolo, possiamo dire, in Italia. Assolutamente. Che immagine si porta a casa di questo pomeriggio anche di calcio? Cioè, se ci può raccontare anche proprio l'atmosfera. Beh, sicuramente super positiva, perché vabbè, il clima è bellissimo innanzitutto, quindi e non oggi è da abbiamo poco. Fatto anche il bagno con i ragazzi, quindi è stata veramente una giornata bellissima, incredibile. Poi ancora estate, possiamo dire che è ancora estate, no? Ufficialmente. Beh sì, quasi sì, estate qua ancora. Oggi c'erano, non so, 29 gradi, sì. Quindi ci siamo buttati al mare. Bellissimo. Insomma, è un momento di aggregazione, un momento dove ci si può scambiare, e poi anche un momento dove riusciamo anche a conoscere persone nuove, operatori nuovi, pazienti nuovi, insomma siamo un po' insieme tutti quanti, ecco, senza grandi rumori. Ma vi siete messi anche voi maglietta, pantaloncino, calzettoni, vi siete anche io sono in divisa in questo momento. Perfetto. Voglio insegnare. Senti, ma si possono vedere poi tutte le immagini, la galleria sul vostro sito? Gli highlights. Sì, dai, qualcosa si può vedere, no? Sì, sicuramente. Quindi, certamente sul sito www.wisp.it potete avere immagini, gallerie di risultati, ecco. E domenica sportiva dovrebbe anche andare in onda un servizio realizzato oggi dal nostro e vostro collega Cardinalini di Rai Sport. Ma possiamo sentire anche Roberta, Ivano? Sì, infatti accanto a noi, grazie intanto Simone, accanto a noi c'è Roberta, e quindi ci spostiamo da Torino a Milano. Roberta Tancredi, tecnico di riabilitazione psichiatrica Filo d'Arianna, che prima ci ha spiegato, Roberta, una cosa interessante che vorrei fosse anche nota a voi. Qui abbiamo
persone cosiddette con ritardo cognitivo e ritardo psichiatrico. Roberta, ci spieghi un po' qual è la differenza, di che cosa si tratta? Ma allora, sostanzialmente non è detto che un paziente psichiatrico non abbia un ritardo mentale, ma a entrambe. Intanto salve a tutti. Ciao Roberta. Io del monologo. Non è detto che in realtà un paziente psichiatrico non abbia ritardo mentale, può avere entrambe, diciamo, tutte e due diagnosticati da, appunto, da uno psichiatra di riferimento. E diciamo che la maggior parte dei pazienti che noi abbiamo adesso attualmente nella nostra comunità di Mizar a Milano sono pazienti psichiatrici con disabilità e disturbi, alcuni appunto che hanno sia un ritardo mentale, altri che hanno soltanto la malattia psichiatrica. Quindi doppia fatica nello sì. stare in un mondo così difficile, mi viene da dire. E quindi poi meno male che c'è lo sport, meno male che ci siamo noi, che li sosteniamo. È una soddisfazione, no Roberta? Una soddisfazione vedere. Grandissime soddisfazioni in realtà, perché per quanto loro si possano sentire così diversi, perché è un mondo che ci fa sentire diversi, li fa sentire diversi. Già noi facciamo fatica anche noi, no? Sì. A trovare un posto ultimamente in questo mondo così strano. Noi normodotati, diciamo, cioè già noi sì, abbiamo sì. difficoltà. Sì, noi normodotati. Loro fanno il triplo, della fatica. Tutto questo viene annullato nel momento in cui entriamo in campo, abbiamo la palla, siamo tutti uguali, e soprattutto io vengo cazziata H24 dai miei ragazzi, perché sono troppo aggressiva, mi dicono, sono troppo aggressiva. Ah, sì? Come ti chiamano, Roberta? Prima me l'hai detto. Come ti chiamano? Dicelo, se si può dire per radio, Roberta. Sì, mi dicono che sono troppo cattiva e a volte mi dicono che sono tipo Gattuso. Gattuso! Devo smetterla. Sergente di ferro, generale Hartman. Meno. Poi la mia squadra si chiama Boca Boys. Ah. Io e un'altra mia collega, Carolina, che saluto, e eravamo in squadra. Ai ragazzi gli abbiamo chiesto, io soprattutto, perché gli ho detto: ma scusa, boys, gli ho detto, ci sono due ragazze, non va bene questo nome. Certo, no, certo. No, tu sei un boys a tutti gli aspetti, sei un boys. Detto, poi il riferimento al Boca, proprio la garra, bello, la grinta, bello. Argentina, quindi apprezziamo molto questo riferimento. Poi comunque con il pallone poi, Roberta, si superano tutti poi i pregiudizi e si riescono totalmente a costruire sul campo le relazioni, che credo sia questo il fine ultimo di questa manifestazione, di questa iniziativa. Noi facciamo noi personalmente stiamo cercando di capire qual è diciamo il risultato che ci dà così tante soddisfazioni a livello di relazione, perché noi quest'anno abbiamo avuto qualità nel trovare dei miglioramenti all'interno della comunità, ma anche della residenza Serità Reggera, del progetto BET, sempre di Arianna, sì. E ci sono stati dei miglioramenti giganteschi su alcuni ragazzi che seguiamo, ma non c'è una tecnica, cioè attualmente non troviamo il motivo di tutto questo. Sicuramente l'uguaglianza in campo crea una relazione talmente forte che ce la portiamo anche nella vita quotidiana. Sì, l'abbattimento dei pregiudizi è una cosa importantissima. Grazie mille Roberta. Abbiamo altri due ospiti, non so, diteci voi velocissimo, abbiamo ancora un paio di minuti, un minuto, a testa, facciamo un flash, dai. Vai, allora, vicino a noi c'è Alessandro Baldi. Alessandro Baldi è il responsabile nazionale del calcio WISP. Complimenti. E quindi grazie a lui, grazie a tutta la squadra degli arbitri WISP, grazie al suo braccio destro, diciamo così, Roberto Rodio, e a tutti coloro che vediamo qua si danno un grande affare. Possiamo fare un bilancio, anche se finirà domani, Matti, per il calcio di questa edizione. Alessandro Baldi, buonasera. Buonasera, ciao, Alessandro. Buon pomeriggio. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto il primo bilancio che mi viene da fare, come dire, vorrei dire che questo è un'opportunità ovviamente per tutti noi, un esempio di cultura sociale.
con i semplici gesti della quotidianità, quindi nello stare insieme, nel creare rapporti, condito tutto con degli appuntamenti sportivi. Quindi bilancio assolutamente positivo, e questo lo riscontriamo appunto nei ragazzi che insieme a noi ci danno questa possibilità. Perfetto, bene, quindi domani le finali a chiudere questa bellissima tre giorni. Ivano, esatto. Chi è l'ultimo nostro ospite invece? Sì, grazie Alessandro. Grazie mille. Grazie Alessandro. È l'ultimo ospite che abbiamo qui in fila, e ne approfittiamo anche per ringraziare chi ci sta dando una mano per la comunicazione di questo evento: Elena Fiorani, Miriam, sì, Palma, Monica Tanturli, Roberto Rodio, l'abbiamo già citato. Abbiamo qua vicino a noi Fabio Chierchia. Fabio, allora, una battuta. Per raccontare agli amici di Radio Rai Sport perché il calcio, quali sono le emozioni che ti dà, Fabio, il calcio? Sì, emozioni grandi di poter giocare in tutti i tornei. Che cosa porterai a casa? Che ricordo porterai di questa esperienza qui a Rimini? Ricordo di aver partecipato con emozione a questo torneo. Sei pronto per le finali di domani? Sì, sono pronto. Bene, bravo, bene, Fabio. Bene, ti vediamo bello carico per le finali. Esatto, questi due giorni sono serviti per arrivare bello carico alle finali. Ti facciamo in bocca al lupo, grazie per essere stato con noi, grazie mille a Ivano, ovviamente. Grazie anche dagli amici di Arcadia, Terranova Bracciolini. Grazie, li salutiamo tutti. Ricambiamo volentieri i saluti, si sentono i gol in sottofondo, dall'altro uno spettacolo, grazie, le azioni in sottofondo. Grazie a Fabio Chierchia. Grazie mille a Fabio, grazie mille ovviamente a Ivano Maiorella. Ivano, ringraziamo anche il presidente WISP che era collegato con noi, Tiziano Pesce. Grazie mille a tutti, complimenti sempre per tutto quello che fate. Grazie a voi e per raccontare lo sport sociale per tutti, grazie per lo spazio. Viva Radio Rai Sport. Grazie mille, viva la WISP. Domani poi seguitela anche sulle reti Rai per le finali, e domenica in modo particolare per poi sentire lo speciale. Esatto. Grazie mille, buon proseguimento.